ce li facciamo a casa con pochi e semplici ingredienti e anche più genuini rispetto a questi. Quindi via il confezionato e sì alle cose fatte in casa, come in questo caso, gioco di parole. E ne vado ad assaggiare subito uno che già ho rotto. Buonissimo, non puoi capire. Ti resta solo che guardare come realizzarli partendo dagli ingredienti. Vicini ci occorrono 250 g di farina zero oppure di riso, 125 ml di besciamella. Questa è fatta in casa e trovi la ricetta sul canale, a cui ci vado ad aggiungere i funghi che ho cotto con del porro oppure cipolla, un filo d'olio e spezie. E questo in sostanza sarà il ripieno. Ci vado ad aggiungere il parmigiano, poi 250 ml di latte, 30 g di burro, sottilette un uovo, spezie, pangrattato ed olio. Ovviamente, se non ti piacciono i funghi, puoi farcirli tranquillamente con uguale quantità di prosciutto oppure spinaci. Invece, al posto della sottiletta, puoi utilizzare il formaggio filante che ti piace di più, però non la mozzarella perché rilascerebbe troppa acqua. Metti un cucchiaino di composto, non di più, perché altrimenti rischi di fare un disastro. E sottiletta. Dopodiché chiudi, sigillando bene i bordi. Se hai quello per chiudere i ravioli, utilizza quello perché così ti verrà più facile. Sigilliamo ancora di più con il rembi di una forchetta, passiamo nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato. E il primo sofficino è pronto per essere o congelato, quindi si possono anche congelare e poi essere cotte al momento. In questo caso io le andrò a cuocere istantaneamente al forno, ma puoi anche friggerli. Ed eccoli qui schierati come soldatini, impanati e pronti per essere infornati con un bel giro d'olio per 20-25 minuti a 180 gradi nel forno preriscaldato. Apriamone uno perché sono veramente curiosissima di vedere il ripieno cremoso. Eccolo qui. Cioè, ma guarda che goloso. Ullala. E se ti ho fatto venire fame, iscriviti, regalami un like e condividi la ricetta sui tuoi social.